Qui si gioca da 5 minuti, siamo naturalmente sullo 0-0 di partenza, 3 sconfitte consecutive, infortuni in serie, il gioco non più brillante. Spera di ritrovare punti e fiducia la regina che incrocia un Grosseto, mentre c'è una conclusione di Campagnacci che finisce di poco al lato, incrocia, dicevamo, un Grosseto deciso a guarire dal suo mal di trasferta. Azzori ha rivoluzionato centrocampo ed attacco, la squadra in campo con Pugioni tra i pali, Adesio, Cosenza ed Acerbi sulla linea difensiva, Laverone, Rizzo, Castiglia e Rizzato a centrocampo, sì rifinitore alle spalle delle punte Campagnacci ed Adia. Il Grosseto si schiera con Narciso tra i pali, poi Freddi, Federici, Iorio e Mora sulla linea difensiva, Alfaghem, Allegretti, Asante e Caridi sulla tre quarti, Alessandro e Greco in attacco. 5-6 mila spettatori, pomeriggio soleggiato ma sferzato dalla tramontana che ha abbassato di molto la temperatura. Nona direzione in carriera in Serie B per l'arbitro Cervellera della sezione di Taranto. 5 primi e 20 secondi, 0-0. Studio. Ha sfiorato la traversa della porta di attenzione, la regina in vantaggio con il gol di Adia esattamente al quarto minuto della ripresa. Regina 1, Grosseto 0. A te la linea. Arrivati al sesto della ripresa, partita sbloccata da pochissimo, risale al quarto minuto il gol con il quale il ghanese Adia ha sbloccato il match per la regina, portando in vantaggio la formazione dello Stretto che adesso conduce per una rete a zero. Gol nato da un'azione impostata da Rizzato sul cross che arrivava dalla sinistra, l'1-2 tra Campagnacci e Sì e l'assist definitivo per Adia che sotto misura a pochi metri dalla linea di porta ha insaccato liberissimo portando in vantaggio la formazione di Gianluca Azzori. Per il ghanese di scuola milanista, prima rete stagionale in 9 partite, questa era la prima gara che giocava sin dall'inizio. Poi ancora fallito, una buona opportunità in contropiede a Dia facendosi anticipare in extremis ed una possibilità di raddoppio, la mancata Laverone controllando male un pallone all'altezza del limite dell'area di rigore concludendo fuori bersaglio. Gioco fermo, si appresta adesso a calciare una punizione direttamente il portiere del Grosseto Narciso, 6 primi, 40 secondi, regina 1, Grosseto 0, linea Piacenza. Superata la mezz'ora della ripresa, il 31esimo, regina sempre in vantaggio sul Grosseto per una rete a 0, prova adesso la formazione di Azzori ad andare via in contropiede, c'è Laverone sulla corsia di destra, arriva il cross, Danti appostato in prossimità dell'area piccola, viene anticipato con prontezza dal portiere Narciso, il quale ha bloccato il pallone ed ha rimesso in movimento i propri compagni, nello scorcio non collegato, Grosseto quasi sempre in attacco, vediamo Azzori, tecnico della regina, sempre in piedi davanti alla panchina, si intuisce dalla mimica che invita la squadra ad evitare amnesie difensive ed a prolungare il più possibile il possesso palla. Ci prova Rizzo, adesso c'è un lungo lancio per Rizzato sulla corsia di sinistra, retropassaggio che chiama in causa Acerbi che avanza dalle retrovie, 32 primi, regina sempre in vantaggio per una rete a zero, adesso il controllo di Adia, limite dell'area di rigore, prova il destro a girare, attentissimo, ancora Narciso blocca il pallone, neutralizza la minaccia, regina 1, Grosseto 0, 32 primi, Piacenza. Riprendiamo la linea dal Granillo, i minuti sono 36, regina sempre in vantaggio per una rete a 0 sul Grosseto, gol realizzato da Adia al quarto minuto di questo secondo tempo, girandola di sostituzioni nella squadra dello Stretto, Colombo ha preso il posto di Campagnacci, Azzori ha inserito un uomo più votato al contenimento vista la fase che sta attraversando la partita con la formazione toscana che continua ad attaccare, c'è qualche contatto oltre il limite del regolamento. Un attimo fa Danti è finito a terra nell'area di rigore del Grosseto dopo una prolungata azione offensiva, l'arbitro in ottima posizione per giudicare invece di assegnare il calcio di rigore come avrebbe voluto il giocatore, gli ha affibbiato una munizione. C'è adesso un intervento irregolare nei confronti di Rizzato, calcio di punizione a favore della formazione Amaranto, Viola si appresta a battere, dopo gli sviluppi gireremo la linea a Piacenza, arriva la punizione cross di Viola con Laverone anticipato di testa dalla difesa del Grosseto che è sotto di un gol, la regina continua a condurre per una rete a zero, i minuti sono 37, Piacenza. E qui è il Grosseto che continua ad attaccare perché è sempre sotto di un gol, la regina conduce per una rete a zero, i minuti sono 44 nella formazione toscana, è uscito Asante, al suo posto in campo Papini, immutato il copione, Toscani in attacco ma rischiano spesso le ripartenze della formazione di casa. 44
34 primi, c'è adesso un calcio di punizione guadagnato dalla Regina nella tre quarti campo avversaria, con palla calciata da Adesio, il vento sposta la trattore del pallone, Danti non riesce a controllarla, rimessa laterale a favore del Grosseto che continua ad essere sotto di un gol. I minuti sono 44, Regina 1, Grosseto 0, Piacenza. Sono davvero pochissimi secondi alla fine, Corsini. Frosinone, attenzione Novara, Corsini, sì. C'è il finale del Granillo, la Regina ha battuto il Grosseto per una rete a 0 e torna a successo interno dopo circa un mese. Frosinone.